Uè, ragazzi, finalmente l'aggiornamento 13.20 è arrivato e con essa arrivano anche i contenuti su Salva il Mondo e oggi li vedremo tutti insieme. Possiamo già notare anche un nuovo set, Army Art Deco, dove abbiamo il pulipavimenti, il grande colpo, il ben servito, il portavoce, l'esecuzione, lo spaccazzolle, il grande Pixby, il guastafeste e il peso massimo. Insomma, un sacco di armi da vedere. Preparatevi, comandanti, partite con il piede giusto o la gamba di legno, perché è il momento di prepararsi, accumulate bottino e affrontate la nuova serie di incarichi piratesca, Il Ritorno degli Yar. Lo spettro di Barba Blake ha un po' di difficoltà a integrarsi con gli altri pirati fantasma, non ha nessuna leggenda a cui attingere e Ray vuole aiutarlo. Avventuratevi nel nuovo bioma tropicale e completate la nuova zona serie di incarichi, Il Ritorno degli Yar, per sbloccare il direttore Riggs di casa base. Ebbene sì, il nostro direttore arriverà sotto forma di eroe, ragazzi. Ma quali saranno i suoi vantaggi? Quello standard, innanzitutto, minaccia diretta. Le eliminazioni durante la costruzione estendono la sua durata di un secondo fino a un massimo di 10 eliminazioni. Come comandante invece, minaccia diretta più, le eliminazioni durante la costruzione estendono la durata di 2 secondi, sempre fino a un massimo di 10. Quindi come vantaggio standard incrementerà al massimo 10 secondi di alla costruzione, mentre come comandante fino a 20 secondi. E sarà disponibile attraverso la serie di incarichi Il Ritorno di Yar. Attenzione, perché adesso parliamo del pacchetto leader squadra metallo, quello di cui avevamo già visto l'X. A partire da giovedì introdurremo una nuova serie di pacchetti Salva il Mondo, con comandanti vecchi e nuovi. Oggi siamo lieti di annunciare il primo pacchetto della serie, pacchetto leader squadra metallo. Il pacchetto leader squadra metallo presenta un nuovo eroe, il progetto arma Papa Orso, il dorso decorativo fiocco segnaletico, le sfide leader squadra metallo e l'accesso a Salva il Mondo al nuovo prezzo di vendita di $20. Con queste esclusive sfide Salva il Mondo potrete ottenere fino a 1000 V-Bucks, 500 biglietti raggi X e un lama tesoro trolley leggendario. Gli oggetti estetici di questo pacchetto saranno condivisi in battaglia reale, Salva il Mondo e nelle modalità creative nel gioco. Non preoccupatevi, comandanti fondatori, questa nuova serie di pacchetti non avrà alcun impatto sulle ricompense di accesso giornaliero già esistenti per i fondatori o sui loro V-Bucks guadagnati, che ora sono in esclusiva per i fondatori con accesso anticipato. Gli attuali pacchetti fondatore e le relative ricompense verranno rimossi quando la nuova serie di pacchetti sarà disponibile. Tutti i fondatori paganti otterranno pacchetti fondatori potenziati e sbloccheranno tutte le ricompense relative gratuitamente. Per gentile concessione di casa base, i possessori dell'edizione definitiva otterranno un nuovo pacchetto leader squadra metallo e 8000 V-Bucks. Quindi, praticamente spiegato a parole molto molto semplici, Salva il Mondo non costerà più $40 o €40, ma costerà bensì $20. Chi all'epoca ha comprato il pacchetto edizione fondatore, quindi per capirci quello con il notturno, otterranno un pacchetto leader squadra metallo e 8000 V-Bucks. Un po' ingiusto secondo me nei confronti di chi ha speso tantissimi soldi per ottenere il progetto del notturno, in questo caso viene ricompensato solamente con dei V-Bucks, che ripeto, secondo me è ingiusto, dovevano almeno dare l'opzione a chi volesse di poter essere, diciamo, rimborsato con i soldi, no? Comprando il pacchetto comunque sbloccheremo anche altre sfide, dandoci comunque la possibilità di ottenere 1000 V-Bucks, 500 biglietti raggi X e un lama tesoro troll leggendario. E se avevate un pacchetto fondatore che non era l'ultimate ma che era semplicemente quello di un'arma base, per esempio il colpo rapido piuttosto che il decostruttore, se avevate una di queste armi vi verranno date anche le restanti che non possedete. Poi mettiti in marcia, ritorna con un tocco in più, preparatevi per un viaggio tutto d'azione mentre aiutate Queen e i compagni per trasmettere la sua canzone dell'estate. Non si sa mai quali sfide e ostacoli potreste incontrare lungo il percorso e solo il viaggio è metà dell'avventura. Attenzione comandanti, questa versione di mettiti in marcia comprende nuovi e impegnativi
alternativi modificatori settimanali. La settimana 1 di ogni autista è molto semplice, scortate il van e affrontate il modificatore. Al secondo turno fate attenzione all'accumulo di modificatori. Carica il furgone e raduna il gruppo, è ora di mettersi in marcia e sbloccare Johnny Z-Rex. I suoi vantaggi li conosciamo abbastanza bene, quindi ogni un secondo aggiunge rispettivamente il 3% e il 9% della salute attuale al danno del successivo colpo con arma a distanza. Poi Ramirez, squadra speciale Triceratopo, la preistoria, entra nel negozio dell'evento. Il suo vantaggio standard cura 2,125% della tua salute massima ogni 5 secondi, mentre come comandante approssimiamo cura il 6,3% della tua salute massima ogni 5 secondi. E letta così sembrerebbe una cura costante, senza bisogno di andare a interagire con qualsiasi altra cosa, che sia un cocco, un wafer, che sia la cura di adrenalina, una pedana curativa, un falò. Molto molto interessante secondo me. Penny Patriota travolge il negozio dell'evento. Il suo vantaggio standard, quando il tuo scudo si esaurisce ripristina lo scatto taurino, può verificarsi una volta ogni 12 secondi, mentre come comandante, sempre quando lo scudo si azzera, recupera lo scatto taurino. L'uso successivo di scatto taurino però costerà anche 0 energia e questa volta potrà verificarsi ogni 5 secondi. Penny Patriota sarà disponibile nel negozio dell'evento a partire dal 4 luglio. A Civecchia Gloria anch'esso illuminerà il negozio dell'evento. Consumare un frammento di carica fa ridurre il recupero di Teddy e delle tortorre del 30% in più e sarà disponibile nel negozio dell'evento a partire dal 4 luglio. Poi abbiamo anche Genesis Stelle Strisce, il suo vantaggio standard recupero munizioni d'assalto, lo abbiamo visto anche l'altro giorno, quindi rispettivamente recupererà o il 24 o il 48% a seconda se è messo come comandante o no, e sarà disponibile nel negozio dell'evento a partire dal 4 luglio, anch'esso il 4 luglio. Poi attenzione, ritornano il Lama da Paura. Il Lama da Paura è tornato, scambia 500 biglietti, mettiti in marcia e divertiti con 4 eroi da paura e 5 stereoportatili esplosivi, quindi il set musicale per capirci. La prossima settimana non perderti questo ritorno di fiamma. Izza preistorica, la conosciamo molto bene, aumenta la corazza quando il nostro scudo non è più presente, rispettivamente di 33 o di 100 come comandante. Izza preistorica sarà disponibile nel negozio dell'evento a partire dall'11 luglio. E si continua, Crackshot si mette in marcia, la prossima settimana aiuta Crackshot a raggiungere la stazione radio per trasmettere la sua canzone dell'estate. Carica il furgone e raduna il gruppo, è ora di mettersi in marcia con un nuovo modificatore per sbloccare lo sciotto staccato. Scatenatevi con lo sciotto staccato, fucile pesante automatico, perforante, con notevole capienza, impatto e cadenza di tiro. E ovviamente sarà disponibile attraverso la serie di incarichi mettiti in marcia. Buone sciabolate comandanti! Poi attenzione che questa volta, oltre al rapporto di stato di casa base, abbiamo anche lo stato dello sviluppo. E prima di trarre le conclusioni, leggiamolo un attimo velocemente insieme. Comandanti di casa base, da quando abbiamo iniziato a sviluppare Fortnite, il nostro gioco si è costantemente evoluto ed è cambiato molto in questi anni, a forza di giocare e sviluppare novità insieme. Ora che ci avviciniamo all'anniversario dei 3 anni dal rilascio di Fortnite Salva il Mondo, ci teniamo ad aggiornarvi sui nostri piani di sviluppo. Dal lancio dell'accesso anticipato di Salva il Mondo, abbiamo aggiunto un'ampia gamma di eroi e progetti unici, revisionato il frontend e gli equipaggiamenti eroe, inserito un sistema di ricombustolazione delle armi, creato un'esperienza narrativa con momenti altissimi e molto altro ancora. Tutti questi elementi hanno trasformato Salva il Mondo in un'esperienza GDR di raccolta di massa. GDR, per chi non lo sapesse, significa gioco di ruolo. Oggi abbiamo tolto Salva il Mondo dall'accesso anticipato e abbiamo deciso che non sarà giocabile gratuitamente. Se da una parte il ritmo di sviluppi di nuovi contenuti rallenterà dopo il rilascio ufficiale, l'avventura non si conclude qui per Salva il Mondo. Quindi attenzione, il gioco non sarà più in accesso anticipato. Hanno deciso che Fortnite Salva il Mondo non sarà mai giocabile gratuitamente ed è comunque una mossa molto azzardata secondo i miei gusti, perché comunque avevano fatto pubblicità attorno a questo fatto che sarebbe stato gratis Salva il Mondo. Hanno continuato a marciarci per un anno intero fino a rimandarlo, fino ad arrivare al punto di dirci che Salva il Mondo non sarà mai gratis come molti già sospettavano, eh? Tutti i fondatori paganti otterranno pacchetti fondatore potenziati e sbloccheranno tutte le ricompense relative gratuitamente per gentile concessione di casa base. I possessori dell'edizione definitiva otterranno un nuovo pacchetto leader squadra metallo e 8000 V-Bucks, come abbiamo già visto anche prima. L'etichetta di accesso anticipato verrà inoltre rimossa dalle modalità di gioco di battaglia reale e creativa, un retaggio del lancio della prima versione di Salva il Mondo. Nei prossimi mesi Salva il Mondo non sarà più in grado di supportare tutti gli acquisti dei prossimi oggetti estetici della battaglia reale di Fortnite, ma la vostra attuale libreria di oggetti estetici continuerà a funzionare in entrambe le modalità.
modalità. Vi faremo sapere quando questo cambiamento avverrà attraverso il rapporto di stato di casa base. Quindi anche qui non ho capito bene che cosa vogliono ben intendere, se gli oggetti estetici che compreremo data una certa data non saranno disponibili da utilizzare su Salva al Mondo, semplicemente perché magari non hanno voglia di implementarli nella nostra modalità. Sappiamo che hanno meccaniche comunque leggermente differenti, anche se non si nota, e tutti gli oggetti estetici avevano bisogno di quel ritocco in più per essere messi su Salva al Mondo, no? In questo caso ci stanno dicendo che da una certa data tutti gli oggetti estetici non verranno più trasferiti di là. O meglio, penso quelli che verranno creati dopo una certa data, ma non lo so ragazzi, tiro le mani avanti perché non si capisce molto bene, vedremo dal rapporto di stato casa base cosa ci diranno. Arrivano le venture, la rigiocabilità nel lungo periodo è la caratteristica principale della nostra prossima funzionalità di spicco. Le venture. Venture è il nome di una nuova escursione della durata di una stagione ambientata in una zona stagionale con modificatori unici e nuovi, tutti da scoprire. Ogni stagione delle venture aggiunge un percorso di progressione continua e nuovi livelli stagionali da superare. Portare a termine le sfide delle venture vi farà ottenere esperienza stagionale che influisce sul livello di difficoltà degli scontri, sulle armi che troverete e sulle ricompense stagionali che otterrete. Se raggiungerete livelli alti nelle venture stagionali, sbloccherete materiali super caricatori che potranno aumentare il livello degli oggetti della vostra collezione principale oltre il limite massimo attuale. Stiamo dando il massimo per sviluppare questa funzionalità e condivideremo molte più informazioni man mano che ci avviciniamo alla data di rilascio. Fino ad allora sappiate che ci sono tanti altri aggiornamenti da scoprire dal momento che i pirati hanno invaso casa base e hanno portato con sé un bioma tropicale unico, una nuova serie di incarichi narrativi e uno degli abitanti di casa base affinché si unisca alla vostra squadra. Quindi attenzione, qui abbiamo quello che ci avevano spoilerato in un rapporto di stato casa base, la nuova funzionalità di gioco per intenderci, e sembra molto promettente, almeno descritta così sembra molto molto promettente. Ma andiamo avanti perché ci sono altre modifiche e il tempo stringe. Con le venture all'orizzonte ci stiamo orientando verso un programma stagionale con cadenza annuale in cui le narrazioni e gli eventi di gioco che conoscete già come Frostnight, Dungeon eccetera eccetera manterranno una rotazione stagionale dedicata a Salva al Mondo, ma saranno separati dalla battaglia reale. L'imponente libreria di eroi, progetti e serie di incarichi di Salva al Mondo si alternerà durante ogni stagione e verranno introdotti nuovi incarichi ed eroi a un ritmo meno sostenuto. Ciò avverrà per mezzo delle ricompense in carico, dei lama dell'evento o all'interno nel negozio dell'evento. Casa base continuerà a eliminare bug e problemi di bilanciamento nel corso di ogni stagione. Nuovi pacchetti Salva al Mondo. A partire da giovedì introdurremo una nuova serie di pacchetti di Salva al Mondo con comandanti vecchi e nuovi. Oggi siamo lieti di annunciare il primo pacchetto della serie, pacchetto leader squadra metallo. Il pacchetto leader squadra metallo presenta un nuovo eroe, il progetto arma papa orso, il dorso decorativo fiocco segnaletico, le sfide leader squadra metallo, l'accesso a Salva al Mondo al nuovo prezzo di vendita di $20. Con queste esclusive sfide Salva al Mondo potrete ottenere altri 1000 V-Bucks, ok, questo l'avevamo già visto prima. Gli oggetti estetici di questo pacchetto saranno condivisi nelle modalità di gioco battaglia reale, Salva al Mondo e creativa. Non preoccupatevi comandanti fondatori, questa serie di pacchetti non avrà alcun impatto sulle ricompense di accesso giornaliero già esistenti per i fondatori o sui loro V-Bucks guadagnati, che attenzione attenzione d'ora in poi sono in esclusiva per i fondatori con accesso anticipato, perciò solamente per noi, non per chi comprerà Salva al Mondo con questo pacchetto. Gli attuali pacchetti fondatore e le relative ricompense verranno rimossi quando questa nuova serie di pacchetti sarà disponibile. L'avventura continua, la storia principale di Salva al Mondo è ormai conclusa, ma le avventure in cui lanciarsi sono ancora tante. Continuate a combattere contro gli abbietti a Montespago, partecipate a ogni evento stagionale di Salva al Mondo o fate evolvere la vostra collezione per portare a termine tutte le stagioni delle venture. Insomma, sbizzarritevi. Speriamo che Salva al Mondo e il nuovo aggiornamento venture vi spingeranno a vivere nuove avventure e condividere le vostre storie con noi, il team di Fortnite. Troppe notizie tutte insieme, eh? Lo penso anch'io, ragazzi. Questo video probabilmente creerà ancora più confusione di quello che è riuscito a creare la Epic. Quindi adesso manteniamo la calma, non facciamoci allarmare da ciò che hanno detto e ciò che soprattutto non hanno detto. L'unica cosa che vi consiglio di fare è, come sempre, di attivare la campanella al mio canale, perché sicuramente vedremo ancora tutto insieme. Io per oggi purtroppo devo far finire il video qui, ragazzi. Spero che comunque sia stato di vostro gradimento. Fatemi sapere con un commento qui sotto voi cosa ne pensate di tutto questo, tutti questi cambiamenti. Insomma, c'è molto di cui discutere, no? Probabilmente magari faremo anche un video ulteriore a riguardo di tutto ciò. Fatemi anche qualche domanda qui sotto, quindi. Per ora è tutto. Bella bella!